Tempo tipicamente autunnale, ma la pioggia questa volta ha risparmiato la città delle due torri, dove ieri, domenica 11 novembre, sotto gli storici portici nella parte antica di Quarnier, si è svolto il mercato La Roba d'Huy Vrà. Una buona affluenza di pubblico, molto proveniente da fuori Quarnier, che ha dimostrato di apprezzare sia la collocazione che la qualità degli espositori. Oggi qui a Quarnier il mercatino della roba usata. Sì, rispetto alla tabella di marcia siamo slittati di un mese per dei cavilli tra burocratici e un po' di sistema di riorganizzazione, viste le nuove normative regionali sul tesserino. Siamo slittati di un mese rispetto alla seconda settimana del mese di ottobre, come è consueto l'appuntamento del mercato della roba d'Huy Vrà di Quarnier. Il primo impatto è stato un successo perché abbiamo portato più di 70 espositori su tutta la via, ma quest'anno abbiamo aggiunto la chicchetta che abbiamo coinvolto con noi un'associazione del settore, che è l'associazione Eventi di Castellamonte, la quale ci ha dato una grande mano nell'organizzazione, più che altro perché aveva un certo numero di espositori e anche di alta qualità per portarli nelle vie storiche di Quarnier. Noi abbiamo lavorato con un sistema un po' diverso dagli altri anni, cioè ci siamo imposti di portare una giornata di alta qualità e quella dell'uscita, perché non abbiamo i soliti mercatini dell'usato, ma abbiamo tra l'antiquariato e l'usato qualcosa di veramente elegante per il mercatino. Il Comune di Quarnier è molto attivo, difatti anche nel prossimo fine settimana ci sarà la tradizionale fiera. Il Comune di Quarnier è sempre attivo, noi non ci fermiamo mai. Tra un'iniziativa e l'altra, non intercorre una settimana dietro l'altra, che c'è sempre qualche iniziativa a Quarnier. Dobbiamo fare il possibile per rilanciare un po' economicamente il paese. Cerchiamo la collaborazione di tutti, dal commercio a chiunque abbia delle idee da mettere in pratica. Però le idee bisogna metterle in pratica, non solo a parole come alcuni si esercitano a fare, o come i commercianti di Facebook portano avanti tutti i giorni idee nuove per creare, poi quando è il momento di creare sono sempre solo gli stessi. Bisogna tirarsi sulle maniche e lavorare, se no le parole servono a poco a tutti quanti. Noi dobbiamo rilanciare sia il settore commerciale, rilanciare la città. Abbiamo davanti un futuro che è tutt'altro che semplice, ma riguardante che tante cose economiche non sono semplici da riattivare, però ci siamo, noi ci siamo, non ci nascondiamo dietro niente e lavoriamo, purché avere dei risultati. Oggi è stata una giornata con risultato, sperando domenica nel tempo. La fiera di San Martino è stata sempre una che ha dato ottimi risultati alla città. Andiamo avanti da questo passo qui, noi ci siamo, se gli altri rispondono noi ci siamo. Il mercatino è stato organizzato con la collaborazione dell'Associazione Eventi di Castellamonte, specializzata nell'organizzare un analogo mercatino nella città della ceramica e che per la prima volta ha varcato i confini. Soddisfazione per la riuscita dell'associazione, come ha illustrato Luciano Tortorici. La vostra associazione a Castellamonte organizza proprio a Castellamonte il mercatino? Sì, dell'usato due volte al mese, il primo sabato e il terzo domenica. E svolgiamo principalmente nella piazza dell'ospedale di Castellamonte. E oggi siamo qua in via eccezionale, qua come esperimento a Quarnier. Ringraziamo l'amministrazione che ci ha dato questa opportunità e vediamo in seguito di fare altre manifestazioni del genere, del settore. Quindi è la prima volta che uscite da Castellamonte? Sì, è la prima volta. È stato un buon esito positivo, abbiamo visto un'affluenza di pubblico e speriamo in bene per le prossime edizioni.